Allora, eccomi qui. Sono tornato alla Constellation dopo tanto girovagare. Sono a livello 9 adesso. Ho fatto un bel po'. Ero sempre nel sistema di Procyon e ho costruito anche un avamposto su Procyon 6C con un estrattore di rame e due contenitori collegati praticamente all'estrattore che in automatico vengono riempiti. C'è anche una piattaforma di atterraggio, quindi atterro direttamente a fianco. Però ancora non ho seguito proprio in modo diligente le missioni, quindi non lo so, dovrei un po' vedere. Allora, dobbiamo un po' vedere come erano le missioni, forse qua. Vediamo per esempio Failure to Communicate, lì, però non l'ho finita perché c'erano gli spacer, voglio avere l'astronave un po' più seria. Ground Pounder, go to the Altar System. To go to the Altar, ok, Altera, adesso no. Questa per esempio non lo so, non sono riuscito a localizzarlo questo. In full, questo dovrebbe essere quello di recupero crediti, sì, a Galbank. Back to the grind, ancora non ho. Apply for a job at the Reunion Industries kiosk. Tap in the grid, talk to Lisa Reyes. Ah, ok, questo è Powerful Drain. Gem Jealousy, make the change with George. Questo potrei farlo, per esempio. Activities, use the mission terminal, talk to the Keeper Aquilus, visit the London landmark on Earth. Ah, questo non l'ho fatto. Speak to Commander Tuala about joining the Vanguard, see your parents at Pioneer Tower. Ah, tra l'altro, sono qui alla loggia e stavo aspettando che si svegliano, perché sono tutti addormentati. Sono tornato tardi di sera quando sono atterrato e ho trovato tutti addormentati tranne Noel, che mi ha riferito che mio padre a quanto pare è passato alla loggia, quindi sapeva pure che stavo lavorando lì e ha consegnato un messaggio per me. Tra l'altro adesso mi sa che me lo leggo, visto che sono seduto ad aspettare. Note. Mi devo leggere un po' di roba, tra l'altro, ascoltare. Vediamo un po' cosa dice papà. Dov'è? Ah, eccolo qua, nota da papà. Allora, di Ascunia. If you could stop by home, there's something I wanted to talk to you about. Nothing urgent, but I would sure like to see you, Dad. Beh, gli sto mandando il 2% mi sa di tutto quello che mi arriva. Mi sa che mi hanno addebitato, ho visto un addebito di 500 crediti durante una delle scorribande. Vabbè, visto che ci sono, faccio anche un po' vedere la mia stanza. Perché, dunque, dov'è la stanza? Dai, togliti. Adesso mi devo riorientare. Ah, ok, questa era la stanza di Sara, che sta ancora dormendo. Qui, allora, nella prima c'è. Questo qui è Walter. Ovviamente sta dormendo anche lui, come un sasso. Qua non so che ci sca. Questo era il bagno, giusto. Nella prima c'è Sara. Qua, se non sbaglio, c'è Matteo. Questo è Matteo. Se la ronfa anche lui alla grande. Qua c'è Noel, che tra l'altro sta controllando Ever quello che since I got faccio. here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. Dai tempo al tempo. Comunque, ci See you vediamo. later. See you later, alligator. Dunque, la mia stanza è qui a sinistra, però prima. Adesso mi oriento un po' meglio. Qua c'è l'altra porta di Noel. Toh, lì c'è la tua privacy. Ora, questo probabilmente è la stanza di Barrett. Mi viene il dubbio che sia la sua. Toy spaceship.
Oppure era di qualcuno di chi potrebbe essere di Barrett, probabilmente. Tra l'altro non ho armi, io potrei fare a pugno adesso con la... Ah, un po' di allenamento con il punching ball. C'è che do... Oh, c'è un altro pupazzo qua. Questo non l'avevo ancora visto. Xenosnuggle. Xenosnuggle. È pieno di peluche questo gioco. Chiudiamo. Ok. Quindi, poi questa stanza non è la mia. Qua c'è sempre Matteo. La maggior parte delle stanze ha due ingressi. Questa in pratica è una stanza con... che dà su quella di forse Barrett. E ha una sorta di ripostiglio qua. Ho una vecchia stanza, un vecchio studio dismesso. Ok, quindi qua c'è io. Va bene. Allora, la mia stanza è questa, di fatto. Si vedono le piante che ho messo in terra. No, c'è una stanza qui, che non si sa di chi sia. Qua c'è una. Ci sono delle armi, a meno che non sia questa quella di Barrett. Forse questa è quella di Barrett. Chi altri sono? Che altri membri ci sono? Sono una stanza inutilizzata. Questa sembra che ci sia qualcuno. Allora, abbiamo detto. Qua c'è Matteo, lì c'è Noel, lì forse Barrett. Questa è una stanza inutilizzata. Qua non c'è nessuno, forse era uno studio. Le prime, quindi quelle sono tutte occupate. Ce n'è una, questa quindi, che è probabilmente di qualche altro membro, forse, non lo so. Ma ce ne sono due già libere. Questa è la mia. Qua c'è la sala riunioni. Questa è un ripostiglio. Op. E quindi niente, abbiamo visto tutto. Qua c'è il bar. Diciamo che sono due stanze oltre a quelle degli occupanti attuali, di cui una è sicuramente quella di Barrett, e l'altra sembra sia occupata lo stesso. Allora, questa è la mia stanza, o meno, me l'hanno assegnata ed era così, più o meno arredata già così. C'è un bel vino, un Chandra Chardonnay del 68, ovviamente del 2268. Una pianta. Qua ci ho messo un po' di roba mia. Questa c'è la cassetta della Collector's Edition che ho anche io qui in carne e ossa. Qua ci sono delle piantine, una pantofola che ho buttato in terra. Dunque, quindi le missioni, beh, potrei mentre dormono, tanto io me ne vado in giro, chiudo a chiave. Oop. Vasco dov'è? Ah, Vasco mi sa che è rimasto alla nave. C'è anche Vasco, la sua stanza. Il giardino l'abbiamo visto. Qua ci sono gli artefatti che stanno fluttuando misteriosamente. Qua c'è una bella serra. L'avevamo già vista, comunque. Mi sa che me la esco. Me ne vado in città mentre dormono, così approfitto del fatto che stiano ancora dormendo per svolgermi qualche attività. Sto pensando di portare il piatto. Dunque, attiviamo quella missione, così queste piccole missioncine le posso sbrigare. Ah, ma è mattina. Mattina presto, ci sono ancora le luci accese. Ma significa che comunque fra un po' si alzeranno.
Allora andiamo velocemente a vedere le missioni. Attività erano apply, attività. Questa era Exchange with George St. George. E dov'è George St. George? Guillaume, ask me to the George St. George. E mi devo dire anche dov'è. Se lui mi dicesse, per esempio, fammelo vedere, sì, nella mappa, ok. E quindi, dov'è? Nel Must District. Mettiamo quella, no, sbagliato. Fai vedere. Quella locale, per favore. The bartender, viewport. George St. George. Ah, quindi stiamo parlando della zona aeroportuale. Andiamo lì. Devo prendere il treno per l'aeroporto. Oop. Fium. Mi sono anche dimenticato che qua non so. Ma posso camminare sul fogliame? Ok. So I dust less spaceship, but then I realized my tank's probably I'm stuck. The only place Altro c'è anche quella missione diplomatica che potrei fare. Potrei sfruttare la giornata visto che sono di nuovo qui. E dopo me ne torno. Sono vestito da normale cittadino, come è giusto che sia. Andare in giro con la tuta spaziale e il casco qui sarebbe un po' da deficienti. Ma tra l'altro se adesso lei entra qui, giusto? Ok. È entrata e si è materializzata, quindi in teoria la dovrei trovare dentro. In realtà non penso. Quella è stata investita. Allora, vediamo dov'è George St. George. C'è un po' di gente. Andiamo a cercare sto George St. George. Cos'è che dici? Hope New Atlantis has been treating you well. Oh sì. Non mi ha sparato nessuno per il momento. Allora, George St. George. E chi è questo George St. George? Qua c'era Guyon, se non mi ricordo. No, non era qua. Can I help you with something? Ah, è lui, è George St. George. Che caos che c'è qui dentro. Ciao George St. Hello George. there, dear friend. Hello there, dear friend. What brings you to New Ah, Atlantis? the usual things, I suppose. Fame, fortune, power. Fortune. Power. Merely joking, of course. I've actually been fortunate to call New Atlantis home for many years. For a collector like myself, I do believe there's no better place in all the Saturn systems. I've been charmed to make the acquaintance of many fellow old Earth enthusiasts here in New Atlantis. And that is why I continue to stay. Well, that's very unfortunate. Me? Why, to be frank, I don't do much. Not anymore, at least. And that suits me just fine. Yes. You'd like to be frank, but you are George. Artifacts from Earth. You see, every artifact tells a story. Even spoons and forks, which most take for granted. People laugh at me when they see I collect old Earth spoons. But think about it, friend. Spoons change the course of history.
Can you imagine life without them? A plate? A plate? Oh my! As in a plate from Earth? Absolutely! Without question! Here, take the gem. That Guillaume, if he wanted his gem back so badly, he could have simply asked. The gem is worthless, less than a paperweight. But actually, Earth paperweights are quite valuable. Bah. I'm sure Guillaume makes it seem that way. In reality, it couldn't be further from the truth. Guillaume and I have known each other for years, since we were both young men. He is the closest thing I have to a brother. And, much like brothers, we quarrel. But that doesn't mean we don't like each other. I will say, however, Guillaume can be a tad overdramatic, as well as a sore loser. Don't tell him I said that. Okay. A bientôt. Au revoir. You've been busy, I hear. Clearing out bad guys. Here, you deserve this. E perché no? Allora, Guglielmo, dove sei? Fai vedere. Eri qua. Whoop. 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 Fare sempre qui. Ovviamente ti trovo un vecchio ubriacone. Excuse me. I keep telling them I am a manager. I should be managing. At this rate, I won't even have a collection. Well, can give up now. Perhaps my luck no will. Oh, funny thing, you. E nuovo tu. At no point was I following you. Nope. Ovviamente no. Come sempre. Oh, and here, I got you this. Questo ce l'ho già. Ne avrò almeno tre o quattro. There's a mop in the back. See if he can't organize a little floor cleaning operation. I don't know. Vediamo di scoprire un po' di più sulla Dorian Fenn. That would be a tragedy. Well, for one, your triumph on Vectera was all over the news. But I believe that's only the beginning. The first chapter in a 437-book anthology documenting your greatness. It's only a matter of time before they start writing it. I'll be counting the seconds until they do. 1001, 1002... Oh, don't worry. My love for you is completely platonic. Unbreakable? Yes. Unyielding? Absolutely. Romantic? Oh, God, no. I would never sully something so pure with something so ordinary. Ovviamente ti riferivi nel primo caso a me. Allora, dimmi, I'm not that interesting. I like coffee, I like tea, and I like worshipping the ground you walk on. Well, you technically don't walk. Angels tend to glide. Oh no. That sounds ominous. No. Or I could stand beside you and make you my chief interest. That sounds much better. Oh, good. For a second I thought you were about to say something mean. Mean. Which would completely knock over the giant pedestal I've placed you on. Outrageous. Okay, what? No, just go away.
Guarda che ti prende a pugna. Adesso non ho armi, quindi posso prendere a pugno. Take it from an old man. Everything is precious. But some things are a little more so. Yes, I've been blessed to call New Atlantis home. When I was a younger man, I would travel the settled systems with no home to call my own. I was a nomad, if you will. But out of all the places I've been, no place quite spoke to me like New Atlantis. Ah, not by profession. I work out of the Valberg building. Gambling is a vice I've indulged since I was a young man. And I've amassed a great collection of trinkets and valuables from it. Alas, recently my luck has soured and my collection is dwindling by the day. But I can't stop, right? I can't just quit. Because what if my luck returns? A lesson I still have yet to learn, unfortunately. Thank you. I will try to take your advice to heart. What type of things you collect? I collect all sorts. Gems, novelties, old earth trinkets. Anything and everything that has some sort of value, monetary or otherwise. One of my favorite possessions is a fork that was used on Earth. How amazing is that? You'd be amazed what people will wager in a bet. I've won and lost some truly breathtaking things. My collection, as it stands, is quite valuable and substantial. It used to be more so, but my bad string of luck lately has affected it. Ah, wonderful. I knew George would make the exchange. He could never resist foodware from Earth. You've done me a great service today, friend. I'll be sure to never take this gem for granted ever again. Thank you for bringing it back to me. Aha. Okay. Bene. Take care. Is it weird that I still get nervous around you? We're literally best friends after all. Va bene. Arrivederci. Hi there. Welcome to Terra Brew. How can I help you? Vediamo. Thanks for choosing Terra Brew. What can I get you? Corporate policy requires me to state that everything Terra Brew offers is my favorite. Esatto. Chissà perché sapevo l'avresti detto. Beh, buona giornata. C'è sempre la stessa gente qua. Allora, quindi questo l'ho fatto. Vediamo. Questo adesso. No. 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 Prima c'era. Dunque. Questo lo potrei fare. Embassy diplomat. Questo. Come me la mette quella attiva? Quella che ho attivato io? Il triangolo? Ma sono tutti uguali. E comunque l'ambasciata è il must, quindi devo andare lì. Prendo il treno. Mast District. Alla faccia del caricamento immediato. Andiamo all'ambasciata. Ah, sta piovendo. È la prima volta che vedo piovere. Ma sta piovendo o
Sì, sembra che stia piovendo. O no? Piove. Bagnato, sì. Eh sì, sta piovendo a New Atlantis. Allora, Free Star Embassy. Sai che devo andare alla Free Star Embassy. Commercial. Le ambasciate sono qua, penso. Felion Reality, Realty. Dunque, dov'è? Commercial District. Devo andare all'ambasciata della Freestyle Productive. Sorry, but I need sign off from the Interstellar Affairs office before I can set foot in there. You gotta be kidding me, it's plumbing. History. It could cause an incident. It would mean my job, sir. Fine. I'll begin the process. Wouldn't want to withhold a chance for more red tape from a great UC. Non ti lasciano entrare a riparare il guasto. Always something to fix in New Atlantis. Never fails to remind you it's one of the oldest cities in the galaxy. Working at the embassies is always a nightmare, but you can't beat the pay rate. If you have a maintenance request, just get it in the system. We'll be there eventually. Okay. Quello forse poteva essere la persona giusta con cui parlare. Ambasciata. Allora, the guards will check you at the elevators. Try not to make a fuss. Welcome to the Free Star Embassy. Una doppietta in tasca. You can't forget what you don't need. Diplomatic visas haven't been in use since the colony war. No, this sounds to me like a guard bought a red marker and colored some tape. I'll esatto. Make a call to Sergeant Yumi and see if I can't get this squared away. Thanks for the tip. Updated. E quindi cosa dovrei fare? Don't you worry. I'll have our people go and fetch the representative. Allora vado a vedere di persona. Intanto cosa mi ha scritto? Ship Services Technician. Excuse me. Okay. I don't really go for all this religion stuff, but I like talking to Aquilus. Okay, quindi? Yes. Ok, niente, non volevi nulla. E sa che mi devo riprendere. Whoop. Non ho il razzo, l'ho lasciato. Please stand back. Aiuto. Questa cosa mi sta facendo fare un bel po' di sport.
Whoop. Quindi? He's your new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. The Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. Sure, have at it. And paint. Shield 310, hull 366. Crew massimo 2. Ah. Shot anni luce. Opzioni. Undo. G pen mostra. Nova Galactic Gem Fuel Protector Shield Generator Relodyne White Dwarf Engine White Dwarf 2000. Ok. Valore 5550. 5400. Certain components, Nova Cowling. Dockers. Okay. Cowling. Metri, cioè ci sono navi, c'era qualche parte in una delle schermate di caricamento, c'era scritto che le navi più grandi di 80 metri non possono atterrare sulla superficie di un pianeta. 20 metri, ma quindi è 0, sarebbe 11,
11. A 20 metri dov'è? Qui? Ma forse c'è la lunghezza. Tutta la nave. Non c'è una scheda di tutta la nave con la lunghezza anche. Hall 366 è la lunghezza in metri e in voglio dire in centimetri no, sarà 36,6. 366 o è semplicemente noi la shield 310 è semplicemente la, il livello di resistenza, la condizione. Frontier exit, ah, ecco. Shipbuilder B. Dockstar. E se non voglio selezionare nulla? Ok, è uscito direttamente. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me.